Allora, sì, io mi occupo di religioni, pur non avendo avuto una formazione confessionale e neppure di tipo religioso, e però appunto me ne occupo soprattutto, così per un interesse personale, ma soprattutto perché ci ho lavorato e ci sto lavorando da molto tempo in questa trasmissione radiofonica. Naturalmente è sempre un po' imbarazzante, l'ho notato anche in questi giorni, anche ieri sera e poi stamattina, parlare di religioni a un contesto vasto e composito, perché sicuramente tra voi c'è chi ha una fede certa, che io sicuramente non vorrei ferire, c'è chi invece ritiene le religioni una sopravvivenza del passato, con delle buone ragioni che non vorrei contraddire. E c'è chi ritiene che le religioni sono così un orpello inutile, inutile interessarsene, sono capaci di portare soltanto violenza e distruzione, e anche questo ha un suo senso. E poi parlare di religioni è complicato, perché dentro questa categoria facciamo confluire una serie sterminata di storie e di esperienze. Ci sono le religioni che hanno un Dio e quelle senza Dio, le religioni politeiste e quelle monoteiste, ci sono religioni scomparse e nuove fedi, religioni intese come fatto privato e invece religioni intese come elemento identitario. E oltre a ciò, ogni religione si è articolata in uno spazio infinito di scuole, sette, chiese, derivazioni, eccetera, eccetera. E poi ancora, quando diciamo religioni, di che cosa parliamo? Parliamo dei leader, come si dice, delle grandi religioni, oppure parliamo, non lo so, di un prete di strada, o di un monaco ritirato nel suo eremo, o invece di un cardinale di cura, un fondamentalista fanatico. Ecco, insomma, sono tante le cose che si possono dire. Allora, per questo, io vorrei proporvi due percorsi questa sera, perché ci si potrebbe smarrire come di fronte a ogni altra esperienza dell'umano. Pensate all'esperienza scientifica, alla letteratura, alla società, alla storia. Ecco, però, appunto, il fatto religioso appartiene al tempo dell'umano e dunque noi possiamo rinvenire qualche traccia, almeno delle antiche sapienze, che possa avere un senso, forse, per l'umanità tutta intera. Allora, il primo passo di questo percorso parte da un testo antichissimo, i Veda, una raccolta di testi dei popoli ari stanziati nell'India settentrionale, composto fra il 1000 avanti la nostra era, il 1500 avanti la nostra era e il 1000, l'anno 1000, che compendiano appunto vari saperi. Allora, sentite, vi voglio leggere soltanto un frammento. In principio non vi era essere né non essere, non vi era l'aria né ancora il cielo al di là. Che cosa lo avvolgeva? Dove? Chi proteggeva? C'era l'acqua, insondabile e profonda. In quel momento non vi era né la morte né l'immortalità. Non vi era segno della notte né del giorno. Da dove questa creazione sia sorta, se egli l'ha fondata oppure no, colui che la sorveglia nel più alto dei cieli, lui solo lo sa, o forse non lo sa. Ecco, allora, vedete, così comincia il pensare dell'uomo, con l'interrogazione, con lo stupore, il desiderio di sapere, ma anche la coscienza di non sapere. Allora, io trovo che vi è qualcosa di grandioso in questo interrogare e in questo dubitare. Ciò che ha mosso, ha dato origine alle grandi tradizioni religiose, è quello che ha mosso e dato origine a tutto il sapere dell'umanità, fino ad arrivare alla ricerca spaziale o al web, al wireless e così via. La scienza, la raffigurazione artistica, la scrittura, la misurazione della creatura umana dentro l'universo. Allora, io credo che dovremmo tener care le domande delle antiche sapienze, perché sono le stesse che animano ogni indagine dell'essere umano, anche nel nostro tempo. Dovremmo tener caro quel loro affacciarsi sulla scena del mondo con, avete sentito, lo stupore di essere vivi, lo stupore di essere qualcosa in questa vita. Queste domande allora vanno custodite,
ma non fossilizzate, come spesso le istituzioni religiose hanno fatto, non codificate, ma spalancate, tenendo aperta la molteplicità delle risposte, scegliendo, certamente ciascuno di noi sceglierà una strada perché non le può percorrere tutte, però sapendo che invece ce ne sono tante altre. Allora solo così si può far circolare aria, vento, respiro dentro quelle domande, senza soffocarle nel chiuso asfittico di sacrestie, di sette, di estremismi, usando intelligenza, usando critica, mettendo in crisi ogni volta le idee troppo compiute, aprendo orizzonti nuovi e nuove libertà. Pensate come sarebbe umiliante, come è talvolta umiliante nella storia degli esseri umani, ridurre la propria libertà, ridurre anche il libero usare del pensiero, in nome di un credo, di una convinzione, di un principio. Questo è accaduto molto spesso nella storia delle religioni, ma il fondamento delle fedi sta in altro, sta nell'aperto. L'altro percorso che vi voglio proporre muove invece da un diverso input, una diversa spinta che ha contribuito a creare, forgiare, plasmare, far nascere le religioni, quello di alleviare le sofferenze degli esseri umani, quello di dare un senso al dolore, di estinguerlo dove sia possibile, quello di contenere le forze distruttive che ci abitano, quello di provare a fare comunità, a fare città, a fare società, a costruire convivenza. È vero che nella storia le tradizioni religiose hanno provocato guerre, sostenuto violenze, incoraggiato soprusi, fomentato distruzioni, ma questo è accaduto e accade sempre, continua ad accadere, quando si smette di interrogare, quando si crede di possedere la verità invece di continuare a cercarla. Quando invece di un Dio inafferrabile, inconoscibile, costruiamo con le nostre mani una serie infinita di idoli, una serie infinita di vitelli d'oro, ed è bene ricordare che è idolatra non soltanto chi si costruisce una falsa immagine di Dio, ma che le nostre vite sono abitate da idoli. Pensiamo all'idolo del denaro, del possesso, l'idolo che ciascuno di noi è a se stesso. Signore, liberami da me stesso, dice una poesia di Fernando Pessoa. Allora, come fare in modo che Dio non sia un idolo? Il volto di Dio non si può vedere, questo è scritto nei libri della Torah. E dunque, non si può vedere vuol dire che non ci è dato immaginarlo, non ci è dato farne feticci, statuette, presumere di conoscerlo, illudersi che sia dalla nostra parte. Questo, guardate che è un comandamento, è il secondo dei comandamenti. Dopo, io sono il Signore, che vuol dire che esiste un Dio, se esiste naturalmente, ma unico per tutta l'umanità. E poi vi è il terzo comandamento, non pronunciare falsamente il suo nome, e cioè, a rigore, siccome nulla di vero l'uomo può sapere su Dio, meglio non proferire mai il suo nome. E difatti, il nome di Dio è inconoscibile, è contenuto in quattro lettere impronunciabili, e pensate che anche nella tradizione islamica ci sono 99 nomi di Dio, ma non sono dei sostantivi, sono degli aggettivi, cioè degli attributi, e poi c'è un centesimo nome che nessuno conosce, perché lo conosce solo Dio. Ecco, capiamo bene che cosa significa questo, cioè un Dio il cui volto non si può vedere, il cui nome non si può pronunciare, è un Dio dai larghi confini. È un Dio che abita nelle profondità dei cuori umani, ma anche negli abissi degli universi. E tuttavia di quel Dio o di quel qualcosa a cui noi abbiamo dato e diamo il nome di Dio, vi è traccia nella ricerca degli esseri umani. Vi è una traccia scritta nella storia dell'uomo, nelle strategie per costruire una città degli uomini, dove i conflitti possano essere mediati, elaborati, dove le libertà degli uni entrino in dialettica con le libertà degli altri, dove sia possibile una vita di umanità e non di bestialità. Un altro testo, un'altra affermazione. Dio nessuno lo ha mai visto. Questo è scritto nel prologo del Vangelo di Giovanni. E in una delle lettere di Giovanni si dice ancora:
nessuno ha mai visto Dio. E si aggiunge subito dopo: se ci amiamo gli uni gli altri, Dio rimane in noi e l'amore di Lui è perfetto in noi. Allora cerchiamo di capire anche qui questa implicazione. Nessuno ha mai visto Dio, punto. Se ci amiamo gli uni gli altri, Dio rimane in noi e l'amore di Lui è perfetto in noi. Allora ciò che conta non è l'immaginarsi Dio, che cosa sia Dio, ma quella parola che viene definita con amore. L'amore che sappiamo scambiarci, l'amore che sappiamo costruire, l'amore che sappiamo realizzare. Però certamente l'amore, che parola imbarazzante, che parola abusata, svilita. Qualche volta a me personalmente viene la nausea sentir parlare di questo amore, una parola astratta, più pronunciata che non realizzata nei fatti. E poi anche non ci facciamo illusioni sulla creatura umana, sappiamo di cosa siamo fatti, sappiamo che siamo un impasto di tensioni, di amore, di odio. Mi piace ricordare le parole di Pascal: quale chimera è l'uomo, quale novità, quale mostro, quale caos, quale soggetto di contraddizione, quale prodigio, giudice di tutte le cose e stupido verme della terra, depositario della verità e cloaca di incertezza e di errore, gloria e rifiuto dell'universo. Ma l'essere umano è anche capace di quell'amore, di quell'attenzione all'altro, di quella cura, di quella responsabilità per l'altro che lo rende umano, ed è questo che conta. È questo che conta anche per il Dio della Bibbia, che dice per bocca dei suoi profeti: io detesto le vostre feste, non gradisco le vostre riunioni in mio nome. Anche se voi mi offrite olocausti, a me non interessano. Non voglio le vostre vittime grasse. Lontano da me il frastuono dei vostri canti, il suono delle vostre arpe. Piuttosto scorra come acqua il diritto e la giustizia come un torrente perenne. La rettitudine, la giustizia, il non nuocere, il costruire cose buone, è della vita umana che ci parlano le scritture. Per questo, credo, vanno lette, studiate, comprese, interpretate in un commento che non ha mai fine, perché cresce con noi, con ciascun essere umano che le accosti, così come noi cresciamo con la frequentazione di quelle parole e di quella continua interpretazione. E ci accorgeremo allora come vi sia un filo che unisce le scritture e le tradizioni di tutti i tempi e di tutti i luoghi, ed è appunto l'attenzione all'umano. Voi avete presente nei Vangeli sinottici, quando qualcuno chiede a Gesù qual è il comandamento più grande, lui mette insieme, questo è nel racconto, diciamo, due proposizioni nell'Antico Testamento: ama il Dio unico e ama il prossimo tuo perché egli è te stesso. E dice: questo è un unico comandamento. Allora questo significa che se si ama Dio, se qualcuno dice di amare Dio, non è vero se non ama anche il suo prossimo. E se ama il suo prossimo, questo è sufficiente per amare anche Dio. E se noi allarghiamo lo sguardo al di fuori delle scritture giudaico e cristiane, vediamo che in tutte, ma davvero in tutte, troviamo in tutte le sapienze, non solo le scritture, troviamo affermazioni analoghe nei grandi poemi indiani e nei discorsi del Buddha, nei pensieri di Confucio, nelle massime del Tao, nel Jainismo, nello Zoroastrismo, nei detti del profeta Muhammad, nella sapienza latina, fino ad arrivare alla dichiarazione dei diritti dell'uomo. Tutti gli uomini dotati di ragione, di coscienza, devono assumere responsabilità in spirito di solidarietà nei confronti di ciascuno e di tutti, famiglie, comunità, nazioni e religioni. Ciò che tu non vuoi che ti venga fatto, non farlo a nessun altro. Questo in definitiva il programma di ogni religione, e non mi sembra un piccolo programma, non mi sembra trascurabile. Per questo credo che valga la pena oggi interrogare ancora i tracciati delle fedi. Non credo che ci dobbiamo sbarazzare delle religioni, credo che ci dobbiamo sbarazzare di una lettura ottusa delle religioni, di un ascolto opaco,
con orecchio ostruito d'ortica, come dice la poetessa Nelly Sachs. Ecco, credo che ciascuno dovrebbe sentirsi responsabile del patrimonio di tradizione che ha ricevuto in eredità. Anzi, ognuno di noi dovrebbe farsi tradizione e assumersi il rischio di una interpretazione dei testi antichi che sia all'altezza del nostro presente, con rispetto, ma senza sudditanza, con cognizione, ma anche con audacia, rigenerare, rianimare le parole antiche, rileggerle alla luce del presente. E voglio chiudervi leggendo un versetto del Deuteronomio che dice: questo comando che oggi ti do non è troppo alto per te, né troppo lontano da te, non è nel cielo così che tu possa dire come faccio a raggiungerlo, non è al di là del mare così che tu possa dire ma chi me lo potrà mai portare vicino. Anzi, questa parola è molto vicina a te, è nella tua bocca e nel tuo cuore perché tu la metta in pratica. Vedi, io oggi pongo di fronte a te la vita e il bene, la morte e il male, la benedizione e la maledizione. Scegli dunque la vita, perché tu possa vivere, tu e la tua discendenza. Ecco, si tratta anche per noi, credo, di scegliere la vita o almeno di provarci. Spero di aver spostato almeno un poco le vostre convinzioni. Grazie.